Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Allora ragazzi, quante cavolo di volte abbiamo voluto mettere il proprio logo crew nelle crew di GTA 5 online, ragazzi. Finalmente abbiamo trovato il metodo. Sarà possibile mettere qualsiasi logo, ragazzi, dentro le crew nostre su GTA. Quindi ragazzi, non ci cischiamo, iniziamo con il video. Allora regà, tanto per iniziare avremo bisogno di questo sito Emblem Helper, ragazzi. Praticamente ci permetterà di vettorizzare l'immagine. Cosa vuol dire vettorizzare l'immagine? Vuol dire trasformarla in un codice. Poi avremo bisogno, regà, di essere loggati al social club e di avere una crew nostra, perché dovremo poter cambiare i loghi. Quindi a questo punto, quando abbiamo sia il sito, link in descrizione, e abbiamo loggato col social e abbiamo fatto la crew, avremo bisogno, ragazzi, del nostro logo da inserire all'interno del sito in modo da vettorizzare l'immagine. Per fare, ragazzi, l'immagine vi consiglio Gimp, è gratis, ragazzi. Quindi a questo punto, una volta che abbiamo il logo, torniamo sul sito per vettorizzare l'immagine, andiamo in basso a destra, ragazzi, come vedete, e ci sarà questa pagina nascosta. L'andiamo ad allargare e troveremo appunto la finestra per vettorizzare l'immagine. Quindi andiamo in questo punto, ragazzi, e andremo a caricare la nostra immagine. Ce l'andiamo a cercare nella cartella dove l'abbiamo messa. Io ce l'ho sul desktop, la selezioniamo, ragazzi, e una volta selezionato clicchiamo apri. A questo punto, una volta cliccato su apri, ragazzi, avremo il logo in questo punto, lo potremo vedere visibile. Cosa andiamo a fare? Andiamo a giocare, ragazzi, con tutti questi parametri. Partiamo dal più alto, 512, andiamo magari a levare tutte le cose o aggiungere, finché, ragazzi, non andiamo a fare crea emblema, che lo troviamo qua sotto, regà, e poi aspettiamo che carica. Se qua al centro, ragazzi, la barra diventa rossa, vuol dire che abbiamo superato i parametri, come ben vedete, regà. Quindi dobbiamo andare a giochignare con i parametri qua, questi bollini verdi. Andiamo a togliere e a mettere, ragazzi, finché non troviamo la risoluzione corretta. La barra dovrà essere verde, ragazzi. Quando avremo la barra verde e siamo col parametro più alto possibile, quindi guardate il numero che vi dà a voi, come potete vedere io ho provato due o tre tentativi diversi finché poi effettivamente non me l'ha dato verde. A questo punto, ragazzi, una volta che è verde e cerco di alzare i parametri il più possibile in modo da fare l'immagine più carina possibile, perché comunque sia, raga, sono loghi moddati, cioè normalmente non dovremmo averli noi sul gioco, andiamo a schiacciare in alto a destra crea codice, ragazzi, ok, e vedremo effettivamente che ci darà tutta l'immagine trasformata nel codice. A questo punto, quando abbiamo l'immagine trasformata nel codice, ragazzi, possiamo lasciare tutto così com'è e andare sul social club. A questo punto andiamo su crew, e una volta che andiamo su crew clicchiamo sui tre puntini, ragazzi, e andiamo sul profilo della crew. Adesso io ieri avevo già messo il logo, ma ragazzi era piccolo, quindi l'ho voluto mettere un po' più grosso. Cosa facciamo? Ve lo faccio vedere. Andate qua in alto a sinistra e quando siamo nella tabella facciamo crea nuovo, ragazzi, inizia nuovo. A questo punto, come potete vedere, io sotto già ne avevo due vecchi, ragazzi, quello di Bob e quello che ho messo ieri. Adesso ne farò uno nuovo. Quindi andiamo qua dove c'è il bianco assurdo, ragazzi, clicchiamo tasto destro e andiamo giù in fondo fino a ispeziona. A questo punto dovremo, guardate bene, andare qua dove c'è scritto console, regà, e dovremo andare a incollare, ragazzi, il codice lì sotto. Quindi torniamo sulla pagina del sito, facciamo copia codice, lo clicchiamo due volte, quando è verde, ragazzi, torniamo sul social e copiamo il link in questa posizione. A questo punto clicchiamo invio, ragazzi, diventerà bianco e possiamo chiudere subito questa pagina che non ci serve più. Adesso dopo qualche secondo comparirà questo disastro, ragazzi, ma non vi preoccupate.
Come potete vedere qua in basso a sinistra è comparso il nuovo logo, infatti è più grosso di quello che ho messo ieri. Quindi facciamo pubblica, ragazzi, accettiamo il tutto e ci darà questo messaggio che ci dirà che il logo è stato pubblicato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi clicchiamo su questo link, ragazzi, e ci manderà su questa pagina che è il muro della nostra crew. E avremo questo scudo buggato, ragazzi. È normale perché sta renderizzando il logo Rockstar Game. Quindi a questo punto cosa facciamo per essere sicuri? Clicchiamo su simboli, ragazzi, e sbadabam! Come potete vedere anche dal tempo, che è di qualche secondo fa, abbiamo il nuovo logo nella crew. Ora dobbiamo solo metterlo effettivamente, impostarlo come logo crew. Come facciamo? Clicchiamo sui tre puntini, ragazzi, che stanno qua nell'angolo del logo crew. Clicchiamo su crea logo crew, ragazzi, accettiamo, confermiamo senza nessun problema, clicchiamo ok e abbiamo fatto tutto, ragazzi. Ora dovremo aspettare solo circa dai 30 a un'ora che il logo renderizzi nel gioco, che praticamente arrivi online. Dopo un'oretta, raga, lo avrete sicuramente. E niente, ragazzi, cosa ne pensate di questo nuovo video bomba? Potremmo mettere tutti gli emblemi che vogliamo nella nostra crew, ragazzi, se volete fare una crew. E ne voglio anche approfittare per dirvi che la crew di Savix, la prima crew, raga, quella che avete visto adesso con le due X blu, è aperta a tutti, ragazzi. Potete entrare in marmaglia di quanti cavolo ne volete. Quindi, ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un mi piace, condividete questo video da tutte le parti. E alla prossima. Sbada bam.